Grazie Francesco, grazie a tutti, grazie a BASF per questo invito a parlare di DSS, in particolar modo di AgriGenius, come vedete dalla mia schermata di presentazione. A me il compito e l'onore, direi, di aprire i lavori con questa presentazione, partendo per l'appunto da che cos'è un DSS. Allora, intanto facciamo un po' di ordine e diamo un'introduzione a questa serata. Il DSS è un sistema di supporto decisionale, lo vedete da questa slide, vedete una capannina stilizzata. Che cosa fa il DSS AgriGenius? Ma semplicemente raccoglie dei dati dall'ambiente, dal nostro vigneto, li rielabora, li filtra, ve lo dirò poi anche dopo, nel senso che vengono validati questi dati. AgriGenius è uno dei pochi, se non l'unico, che ha questa capacità di vedere, o meglio, registrare e utilizzare solo dei dati veri meteo. Quindi questo è uno che vedremo dei primi punti di forza per questo DSS per AgriGenius. Questi dati vengono elaborati da dei modelli che ci rendono disponibili poi delle soluzioni, degli input, ci danno dei modelli previsionali e ci dicono come sta la nostra pianta, se ci sono delle malattie, se ci sono delle avversità. E questo viene tradotto in dei consigli o delle allerte. E perché adottare questo DSS? Ma perché ci può essere utile? Ma immagino che in sala ci siano tanti agricoltori, tanti tecnici o comunque persone del settore del mondo della viticoltura e dell'enologia. E tutti noi che lavoriamo in vigneto conosciamo molto bene i nostri vigneti, quelli dei nostri clienti o quelli personali dell'azienda, ma questo DSS ci aiuta a fare che cosa? A conoscere meglio il vigneto, a conoscere meglio il suo stato fitosanitario. Vedremo non solo quello fitosanitario, è uno dei pochi che ci dà anche delle informazioni sui cosiddetti stress abiotici, cioè la siccità, piuttosto che il colpo di calore, piuttosto che lo stress idrico. Ci dà la possibilità di prendere delle decisioni tempestive, vedete qua dalla infografica. E quello che dico io è anche di ottimizzare questi calendari di difesa, e questo sarà un nodo cruciale, lo vedremo negli esempi. Perché aiutarci a calendarizzare, aiutare a fare dei trattamenti non solo tempestivi, ma spesso e volentieri anche a ritardarne alcuni? Da qui il risparmio. Vedete nella slide le monetine stilizzate, e beh, se io vado a spostare in avanti un trattamento fitosanitario anche solo di pochi giorni, è come una catena, tutti gli altri verranno spostati in avanti e nel caso di un'annata intera potrei anche risparmiare uno o più di uno, e questo non è cosa da poco, soprattutto per quanto riguarda, vedete, l'ultimo riquadro a destra, ridurre l'impatto ambientale. Non solo il portafoglio ne beneficia, dell'agricoltore, ma anche l'ambiente, e questo è veramente, direi, importante. Ancora qualche domanda che ci poniamo sul perché adottare il DSS. Mi fermo solo sulla prima che vedete in alto a sinistra, ed è la classica che fa il viticoltore, domanda se la fa, ma è piovuto. Io avevo fatto un trattamento qualche giorno fa, è piovuto ieri sera, sono ancora protetto, oggi devo rientrare in campo. È stato dilavato totalmente il trattamento. Chi è che me lo può dire? Questo penso sia, lo ribadirò più volte, ed è l'unico DSS che ci può dare al momento questo tipo di informazione, la durata del trattamento. O meglio, quanto trattamento c'è ancora sulla foglia, sul grappolo, sul mio vigneto, e se è il caso o meno, se ci sono dei rischi, e quindi se è il caso di rientrare tempestivamente oppure posso aspettare un pochino. Questo è fondamentale. E le altre domande sono tante, vedete la raccolta dei dati. La motivazione dei trattamenti, vedremo, quindi ci aiuta anche nel quaderno di campagna, nello stilare il quaderno, nel registrare i trattamenti e quindi avere anche un documento valido ai fini dei controlli, ai fini legislativi, quindi. E tante altre che vedremo adesso. Qui introduco l'AgriGenius Pro, che è un po' il cavallo di battaglia, ma soprattutto il sistema più performante di quelli che verranno presentati in questa serata, ed è quello più completo. Il primo punto di forza è questo: per tutti i modelli che girano su AgriGenius, sia il Pro
che vedremo poi il Go, sono posizionati da remoto, quindi sono online, il cosiddetto cloud, la cosiddetta nuvola, se ne parla tanto. Questo è il primo punto di forza. Va detto, va ribadito, perché c'è la possibilità di connettersi da qualsiasi parte del mondo con qualsiasi sistema operativo, chi ha Windows, chi ha Mac, chi ha Linux, tutto quello che volete. Non dobbiamo installare nessun tipo di software. C'è un sito di riferimento, clicco, metto la mia username e password, una volta ovviamente registrato e acquistato il prodotto, e entro nella piattaforma per cominciare le operazioni di registrazione, ma soprattutto anche di monitoraggio del mio vinile. Primo passaggio, così ve li faccio proprio come una carrellata, come se avessi iniziato a utilizzare il prodotto, e la prima cosa che ci serve non è solo il dato meteo, che ribadisco, avete visto nella seconda slide, su una capannina stilizzata che può essere acquistata, può essere già di proprietà. Vedremo poi, ci sono oltre 50 modelli di capannine compatibili con questo sistema per la raccolta del dato meteo. Quindi prendo un dato meteo in vigneto, ma il mio sistema vuol sapere che vigneto ho, qual è il mio vigneto, come è fatto, dov'è ubicato, che tipo di forma di allevamento, che vitigno vedremo. Questi dati vanno inseriti una volta sola. Io costruisco il mio vigneto virtuale. Va tanto di moda, vanno tanto di moda certi videogiochi, alcuni miei studenti vanno matti per questi videogiochi di simulazione dell'agricoltore. Questo non è in realtà un videogioco, ma è la realtà. Io costruisco il vigneto su questo portale, e una volta fatto comincia a girare il modello. Vedete qua alcuni dei dati, quindi azienda, descrizione, la superficie, vuol sapere dove sono posizionato, la capannina, eccetera, eccetera. Ma cosa fondamentale dal punto di vista patologico, e qui vedete queste tre frecce, che solo questo DSS ha, ci chiede che cosa? Intanto quanta acqua utilizzo per fare il trattamento, ma soprattutto il livello di cautela, vedete, di peronospora, se c'è della botrite, che tipo di pressione c'è nella nostra zona e se è presente o meno il black rot. Indicando queste grandezze stimate dall'operatore, perché non dimentichiamoci che c'è sempre l'uomo di mezzo, questo sistema funziona solo se io ovviamente inserisco dei dati corretti nella fase iniziale, questo è doveroso ricordarlo. Ma veniamo noi e vediamo le prime schermate di questo software, di questo AgriGenius, che ci fa vedere, tanto per cominciare, una volta fatto il vigneto virtuale, la prima slide che vi mostro del sistema è quella del meteo. La situazione attuale, né più né meno di un portale per la lettura dei dati, meteo online, vedete la pioggia, temperatura, umidità e la bagnatura fogliare, importantissima, vedremo poi per la peronospora. Meteo che è in questa seconda diapositiva mostrato dal punto di vista del passato. Questa linea che vedete nera è l'oggi. In questo caso siamo quasi a mezzogiorno di sabato 16, e vediamo le 72 ore precedenti. Cosa è successo nel nostro vigneto? Questo è molto utile, questo riquadro dove vedo pioggia, temperatura, umidità e bagnatura fogliare dal punto di vista patologico. Qua balza subito all'occhio una bagnatura fogliare continua, un'umidità al 100%, quindi ideale questo tipo di clima per lo sviluppo della peronospora. E poi, dal punto di vista meteo, importante per qualsiasi azienda, non solo quelle viticole, ma aziende agricole in generale, è vedere, e qua abbiamo l'intera carrellata annuale, quindi l'andamento stagionale, dal 1° di marzo a fine settembre, di come è andata la stagione. Che piogge ci sono state, che temperature minima, media e massima ho avuto, che umidità, eccetera, eccetera. Quindi io ho la possibilità di vedere stagione per stagione, annata per annata, registrare i dati e avere anche uno storico molto utile ai fini non solo dei patogeni, ma anche ai fini viticoli per la mia azienda. Vi dicevo stress abiotici. Parto con queste segnalazioni che ci dà AgriGenius, lo stress idrico. Lo stress termico dal punto di vista del rischio del gelo, quindi gelate primaverili ovviamente stiamo parlando, e rischio calore, quindi in piena estate, in pericoli di scottature con temperature troppo elevate. Badate bene che ci sono degli indicatori molto intuitivi. Un altro punto di forza di questo sistema è l'essere intuitivo, facile da leggere, anche per i non addetti ai lavori.
Il contenuto idrico simula, guardate, sembra un serbatoio della benzina dell'automobile, va da 0 al 100%. E quindi con questo indicatore capisco subito se sono in crisi idrica o se non ho problematiche. Stessa cosa a mo' di orologio per rischio gelate e rischio calore. Entrando nel dettaglio, quando clicco sul contatore del contenuto idrico, posso andare a vedere di giorno in giorno, qua vedete una carrellata di un'intera annata per mostrarvi come è andata un'intera stagione, le piogge, vedete, con l'evapotraspirazione, le eventuali irrigazioni che posso segnare, quindi posso andare a registrare e ovviamente il modello si va a ricalibrare, a ricalcolare in base all'irrigazione che ho fatto e vedo l'andamento stagionale in questo caso per questo vigneto del contenuto idrico. Rischio gelate. Ecco, molto importante questo tipo di indicatore quando vado a cliccare sull'orologio, perché nel dettaglio ci dà la possibilità di avere addirittura 5 giorni di anticipo sulla simulazione dell'andamento delle temperature. Questo è molto importante quando ci sono delle primavere particolarmente difficili, dal punto di vista del meteo, della temperatura e delle basse temperature, poterlo sapere con anticipo. Certo, non possiamo fare miracoli, né io né voi penso abbiate la bacchetta magica per togliere una gelata di torno, ma saperlo con un certo anticipo e con un certo grado di precisione sull'andamento delle temperature potrebbe aiutare tanto. Sviluppo fenologico. Ecco, questa è una delle chiavi di volta. Ho il dato meteo, l'abbiamo registrato, lo stiamo collezionando, è dato in pasto ai modelli, ma i modelli non simulano solo le malattie, non vanno a calcolare le malattie, quindi farci capire se ci sono questi patogeni o questi insetti che vedrete poi con la collega Marta. E ci dice innanzitutto come sta crescendo, con che velocità, con che tipologia di crescita e di velocità la nostra pianta. Il sistema è consapevole, guardate bene questo DSS, di com'è la situazione in campo. Dal punto di vista della crescita del germoglio e dell'apparato riproduttivo, quindi del nostro grappolo, della nostra infiorescenza, del futuro grappolo. È importante perché sapete benissimo, anzi meglio di me, che ci sono certe fasi che sono particolarmente sensibili per certi patogeni, particolarmente delicate per, ad esempio, una scottatura piuttosto che una gelata o uno stress abiotico. Quindi lui lo sa e tutti i modelli, ne sono consapevoli che girano su questo DSS. Malattie, beh, questo è il fulcro un po' di Agrigenius e dei modelli dal punto di vista dei patogeni. Qua vedete un primo riquadro a sinistra, ci fa capire come prima occhiata, appena apro il portale, com'è la situazione per le quattro principali malattie fungine, peronospora, oidio, botrite, black rot, e il riquadro, quello segnalato, centrale. Ci dice che per botrite e black rot in quel giorno non ci sono problemi e neanche in futuro. Vedete che arriva una settimana di indicazione per la copertura dei trattamenti, ma anche per la previsione delle malattie. Dove vedete queste crocette, è stato fatto un trattamento, quindi io sono coperto, sono consapevole di essere protetto per quel tipo di patogeno in quel determinato momento e anche per i giorni in avvenire. Quindi un livello molto intuitivo nella prima videata. Ma se io sono particolarmente esigente, basta cliccare sull'orologio, questo della peronospora, per avere una sintesi, ma non solo la sintesi, anche un livello di dettaglio più accurato. Ed eccolo qua. Ci fa vedere le infezioni primarie, possiamo vedere le infezioni secondarie, ma questo modello ci dice qualcosa in più. È l'unico che è in grado di modellizzare la maturazione delle oospore. Questo è fondamentale perché. Ma molto semplicemente perché se ci sono delle oospore mature e non c'è pioggia, o non c'è pericolo di infezione, non c'è bisogno di trattare. Viceversa, al contrario, se io ho delle oospore mature e c'è una pioggia prevista o c'è stata una pioggia, il modello comincerà a sintetizzare l'evoluzione della malattia perché lì ci sarà con certezza. Ecco. Un quadro importantissimo è la sintesi degli eventi. In questo caso vediamo la peronospora e non vediamo solo questi rombetti rossi, vedete qua in alto, che sono di fatto le infezioni che ci sono state e che ci potranno essere in futuro. Ci fa vedere la copertura del trattamento. Questo è una delle chiavi di volta che ho accennato subito nelle prime slide,
la durata del trattamento. Se vi ricordate, la prima domanda a cui dovevamo rispondere è: vado a trattare? Ho trattato ieri, c'è stata una pioggia, sono ancora coperto? Non sono coperto? Questo ce lo dice. Guardate, in questo caso, su questa simulazione è stato fatto un trattamento il 2 di maggio, oggi siamo al 4 di maggio e va oltre il 13-14 maggio questa copertura, copre anche questa probabile infezione che ci sarà in futuro, con questo andamento meteo. Quindi per un certo numero di giorni posso stare tranquillo. Ecco, questo che vi dicevo, le infezioni secondarie, la peronospora, quindi non solo le primarie, andiamo a vedere anche le secondarie, quindi non mi soffermo più di tanto, ma sappiate che anche queste ovviamente devono e sono considerate. Oidio, altro patogeno particolarmente pericoloso per quanto riguarda la viticoltura e il mondo della vite, vedete anche qui abbiamo il quadro delle ascospore con tutti i trattamenti eseguiti questa intera stagione, vedete, con tutte le infezioni che sono state coperte, vedete, da queste bande azzurre, quindi dal trattamento. Stessa cosa vale per i conili. Allora, non solo le infezioni ascosporiche, ma quelle che arrivano un pochino dopo, magari, ma che sono altrettanto importanti per essere considerate e altrettanto pericolose, vengono monitorate, da questo sistema. Poi ci torneremo sopra con qualche esempio alla fine. Botrite, non ci facciamo mancare nulla, anche la botrite, è, monitorata correttamente e soprattutto diventano importanti, scusate, le fasi in cui è particolarmente pericolosa e soprattutto deve essere tenuta monitorata e quindi controllata. Stessa cosa per il black rot, che purtroppo oramai, ahimè, è molto diffuso, non ovunque, ma insomma comincia a essere veramente quasi ovunque. Anche lui viene monitorato dal punto di vista delle infezioni che possono esserci sia su foglia che su grappolo. Infine, siccome parliamo di trattamenti fitosanitari, di lotta ai patogeni, non può mancare un quaderno di campagna, vedremo dopo, ma soprattutto un database dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti, aggiornato, anzi aggiornatissimo, possiamo dire, perché tutti quelli che si trovano non tanto in commercio, ma autorizzati dal Ministero, da un punto di vista fitosanitario e fertilizzante, li trovate qui all'interno. Ovviamente questo è un prodotto di Genius di BASF, ma va ricordato, è doveroso ricordarlo, non ci sono solo i prodotti ovviamente di proprietà di BASF, ci sono tutti quelli autorizzati dal Ministero. Quindi se io ho bisogno di un trattamento peronosporico, clicco antiperonosporico, clicco su peronospora e mi si apre un database ben fornito, ricco, ma soprattutto completo di tutti i prodotti ammessi. Ecco, vi hanno parlato prima, e qui lo andiamo a vedere. La durata del prodotto fitosanitario. Guardate in questo esempio, poi ve ne farò alcuni alla fine. In questo caso, questo prodotto, che è stato utilizzato sulla fine di luglio, vedete, fino a quando ci sono dei pallini verdi, siamo sopra l'80%. Ci sono delle piogge, ma non lo scalfiscono più di tanto. Vedete che rimane abbastanza costante. Poi ho un declino, vado sotto la soglia dell'80%, quindi sotto una soglia di tranquillità, chiamiamola così, per l'operatore, e poi va a scemare per esaurirsi totalmente intorno al 13 di agosto. È importante conoscere questa curva, perché queste due pioggerelline, poi ne vedremo delle altre che non sono neanche tanto delle pioggerelline, potrebbero indurci o meno a ritrattare subito, immediatamente, o invece un po' più in là, dipende dalla durata di questo trattamento e dagli effetti degli ambienti in cui ci troviamo. Ovviamente un contatore molto utilizzato, molto utile nel panorama dei quaderni di campagna, in questo caso del nostro DSS, è il contatore rame metallo. Quando io vado a registrare un trattamento, c'è una sorta di serbatoio, vedete che si riempie, in base al tipo di prodotto che utilizzo, lui sa quanto rame sto utilizzando nel mio vigneto, quindi molto utile per non sforare i fatidici 4 kg per ettaro. Registro delle operazioni culturali, quello che noi volgarmente chiamiamo ROC, tra addetti ai lavori, ma è il quaderno di campagna, banalmente. Questo quaderno di campagna è completo, completo perché vedete che nell'esempio ci sono i trattamenti di difesa, ma c'è anche una gestione dell'interfila. Io, data per data, momento per momento, nel mio vigneto, virtuale, che poi in realtà
realtà è quello che ho anche in campo, vado a registrare tutto quello che faccio, non solo il trattamento difesa, ma vado anche a posizionare degli interventi di tipo di tecnica culturale varia, palizzatura dei germogli, lavorazione del suolo, concimazione, tutto, tutto può essere registrato nel mio vigneto. Ecco, per concludere, quali sono questi punti di forza di questo AgriGenius Pro che vi ho appena enunciato? Il controllo da remoto ovunque io sia, con un cellulare, un tablet, un computer connesso a internet. Io posso vedere cosa sta succedendo nel mio vigneto e aggiungo una cosa in più, è aggiornato. Aggiornato proprio perché è in cloud, ma non tanto come software, come situazione. Se io guardo la situazione ad oggi e sono le 5:25, 17:25, lo riguardo tra un'ora, potrebbe essere cambiato qualcosa. Potrebbe esserci un'infezione che un'ora fa non vedevo, adesso il previsionale vede delle piogge in arrivo, ammettiamo di essere a maggio. E mi segnala questa probabile infezione da lì a 4-5 giorni. Riesce a vedere fino a 5 giorni nel futuro, quindi è molto utile per monitorare quello che succederà. È un unico strumento a 360 gradi. Allora, questo perché con questo quaderno di campagna che registra tutto e posso vedere sia i patogeni, fungini, gli insetti, vedremo poi, e andare a vedere anche gli stress abiotici, ho sotto mano e monitorato il vigneto da tutti i punti di vista. È molto chiaro, molto semplice. In queste schermate sono andato abbastanza veloce, ma questi orologi con i colori fanno ben intuire che cosa sta succedendo nel nostro vigneto con un semplice colpo d'occhio. Posso vedere le decisioni passate, vedere cosa ho fatto nelle annate passate. Cioè, tutto è registrato, tutto è diciamo in cloud, non si perde nulla, quindi posso andare a vedere anche le annate passate sui trattamenti che ho fatto, come mi sono comportato. È uno storico del mio vigneto. In ultimo c'è anche un servizio di assistenza. Ovviamente l'agricoltore non è lasciato solo, lui e il suo DSS, ma c'è anche una sorta di assistenza ovviamente per i clienti, quindi un supporto a chi utilizza questo prodotto. Adesso vediamo qualche caso pratico. Siccome vi ho dato qualche risposta alle prime domande delle prime slide, occorre anche capire e vedere qualche caso pratico. Partendo dalla campagna 2022, non solo 2022, anche qualcosa più indietro, ma insomma qualche caso. Per un'ospora, guardate un po' qui. Questa slide ci fa vedere come è andata un'intera annata per questo vigneto. E ci fa vedere le infezioni. Sono questi rombetti qui rossi che vedete sotto le frecce, quelle grandi. E allora, in aprile ci sono state delle infezioni, vedete il 26 aprile, una intorno al 3 di maggio, che non sono state considerate dall'operatore, cioè non ha trattato. Questo che cosa vuol dire? Ecco, non vuol dire che il sistema DSS ha fallito, vuol dire semplicemente che o non sono state considerate e magari c'è stata anche un'infezione, oppure per l'operatore non erano considerabili delle infezioni vere. In questo caso, vi dico perché l'ho visto, questo campo erano infezioni. Ci sono state poche bolle, stiamo parlando di peronospora, perché i lavori sanno di che cosa sto parlando, e non sono state considerate dall'operatore, non trattate, ma sono uscite. Viceversa, guardate secondo il quadro rosso, c'è un rombo che è borderline a un trattamento, ha una banda azzurra, sta finendo la banda azzurra, c'è il rombo che in parte è verniciato, vedete in parte no. Vi dico che questo invece non è stato un problema perché quando io vedo la banda azzurra mi dà la copertura dell'80%, oltre diventa bianco. In quel caso quell'infezione è stata completamente controllata perché c'era ancora un alto residuo di circa l'80% per l'appunto di fitosanitario, quindi non si è sviluppata la malattia di fatto. Altro caso di peronospora, guardate qui questo altro utente come si è comportato, che cosa è successo in questo campo. E nel primo riquadro a sinistra vedete che c'è stata una germinazione, un rilascio, ma non c'è stata l'infezione. E qui l'utente ha trattato, ma poteva evitare, nel senso che non c'è mai stata l'infezione. Questo è un trattamento che per il sistema si poteva evitare, di fatto anche poi su alcuni testimoni non trattati non si è vista la malattia.
In fondo, invece, il contrario, addirittura ci sono segnalate delle infezioni con una certa probabilità, sono gialle, quindi non sono certe, ma sono molto probabili, e non è stato trattato. Quindi il contrario del primo caso di inizio stagione. Oidio, ecco, questo parlando di Oidio, qui stiamo parlando di ascospore e quindi di infezione nella prima fase, diciamo, della stagione, non tanto per la fine. E vedete che minuziosamente questo agricoltore ha coperto tutti questi rombi, che siano gialli o rossi, li ha coperti totalmente, è stato bravo, praticamente tutti. Poi alla fine però vedete che ha fatto ancora tanti trattamenti, nonostante non ci fossero queste infezioni ascosporiche. Uno dice, ma come mai? Il DSS è andato a trattare, ma qui vi sto facendo vedere le infezioni da ascospore. E qui invece vi faccio vedere le infezioni da conidi e guardate un po' che cosa succede sull'ultima parte della stagione, quindi parliamo di fine luglio e tutto il mese d'agosto. E ci sono delle infezioni, quindi pressione infettiva su foglia molto pesante, molto importante dal punto di vista dei conidi. Sul grappolo è quasi azzerata, me lo insegnate voi che dopo l'invaiatura, se sono arrivato col grappolo sano, posso dire tana libera tutti o comunque posso stare un po' più tranquillo, anzi sicuramente tranquillo. Sulla foglia non è così, sulle giovani foglie, o comunque con un cambio climatico che ormai è sulla bocca di tutti e lo possiamo tutti vedere, le infezioni vanno avanti, sulla pianta, sui tralci, soprattutto sulle foglie, anche fino alla fine della stagione, addirittura fino in autunno, inoltrato. E semplicemente in questo caso non sono state trattate, ma le abbiamo viste per il vigneto della slide precedente sono state trattate, quindi quello zolfo che probabilmente è stato utilizzato o qualche altro prodotto antioidico era a scopo cautelativo o di copertura per i conidi. Qualche slide di esempio sulla copertura, e questo secondo me è il cavallo di battaglia di questo sistema perché solo lui ce l'ha, ma soprattutto è la domanda più frequente che mi capita di sentire in vigneto dall'utente che ci lavora, quindi dal viticoltore o dal tecnico. Guardate questo caso, qui ci sono state delle piogge, vedete il 9 di giugno e poi sulla fine giornata e al 10 di giugno, quindi due piogge abbastanza importanti, lo vedete dalla lunghezza di questa banda, da questa linea azzurra, ma hanno solo scalfito leggermente la durata di questo prodotto rameico. Poi ovviamente nel tempo va sotto l'80% fino a scemare. Andare al 16 di giugno va a zero, però ancora qualche giorno di durata, non c'è bisogno di andare a trattare subito. E magari se mi guardo anche lo schema e il modello delle malattie, non vedo di peronospora all'orizzonte perché non ci sono diospore mature, aspetto a trattare. Mica devo entrare subito l'11 di giugno, posso aspettare diversi giorni. Stessa cosa con quest'altro prodotto a base di rame, molto simile. Qui c'è una forte pioggia concentrata soprattutto in un momento, ma non viene dilavato e quindi mi dà ancora un po' di respiro, posso evitare di entrare subito in campo. Questo invece è un caso opposto ai primi, o comunque dove viene lavato il trattamento. Vedete che ci sono delle piogge. Una subito forte, poi alcune pioggerelline, poi ancora un'altra, reiterato e c'è il calo della copertura. Queste piogge insistenti me lo hanno lavato, qui probabilmente dovrò entrare prima che non nei casi precedenti. E quindi è molto utile questo tipo di infografica e di indicazione sulla durata del trattamento. Quindi per chiudere, per ritornare su quello che vi ho detto fino adesso, il perché di questo AgriGenius, perché deve essere scelto, ma soprattutto i suoi punti di forza. L'affidabilità sono più di 10 anni, anzi molto più di 10 anni, possiamo dire, che è validato, provato, testato con della ricerca dietro di tipo universitario. È specifico vuol dire che quando io vado a fare il mio vigneto virtuale, pensate pure che vi chiede che tipo di vitigno avete. Se avete la Barbera, se avete l'Ancellotta, se avete il Lambrusco, allora più di 120 varietà registrate. Perché questo? Vuol sapere anche il vitigno? Perché hanno sensibilità diverse ai patogeni, hanno un comportamento diverso allo stress idrico, hanno delle curve di crescita leggermente differenti. Uno Chardonnay è molto più precoce
di una croatina piuttosto che di un altro vitigno tardivo. Lui lo sa, le ha registrate e si adegua, si adatta a quel tipo di vitigno e vi simula correttamente la sua evoluzione. È completo, ci sono le principali avversità della vite, le più importanti, le più pericolose, possiamo dire. È molto pratico perché ha questo calcolatore di persistenza dei trattamenti. Per me questo va messo addirittura al primo punto, ancora sopra addirittura l'affidabilità, perché è la domanda che ricorre più spesso e volentieri. È flessibile, vedete, perché si può adattare a 50 tipologie di capannine differenti, quindi se uno ha già una capannina in azienda può utilizzarla per interfacciarla a questo tipo di DSS, diversamente si può acquistare, poi le colleghe ci diranno come operare con questo tipo di soluzione, e poi è semplice. Non per ultimo, per importanza assolutamente, è molto intuitivo ed è di semplice interpretazione. Questi grafici, ma soprattutto questi contatori con i colori e le informazioni a calendario con le principali malattie e i principali insetti, vedrete che è un qualcosa di veramente semplice da interpretare, da capire e da conoscere. Mi fermo qui, spero di non essere andato né troppo veloce e di non aver rubato troppo tempo ai colleghi, e poi se ci saranno domande sono a disposizione del pubblico. Grazie mille Fabio, passiamo adesso al prossimo relatore, a Marta Corbetta. Marta, adesso ti chiedo di condividere lo schermo, mentre Fabio tu puoi chiudere la webcam e il microfono. Allora, buonasera a tutti. Quindi io ad Orta mi occupo della calibrazione e della parametrizzazione dei modelli degli insetti. Quindi oggi andremo a vedere quelli che sono i modelli insetti presenti per vite su Agriginius, con un focus sul modello di Scaphoideus, in quanto importante vettore della flavescenza dorata. In primis, spero di non annoiarvi, volevo fare un excursus su quelli che sono i modelli per gli insetti, diciamo, più moderni. In primis abbiamo i modelli fenologici che simulano la comparsa dei diversi stadi di sviluppo di un insetto, quindi uova, larva, eccetera. E questi modelli si basano sui tassi di sviluppo in risposta a diverse variabili climatiche. Essendo gli insetti degli animali eterotermi o pecillotermi, non sono in grado di regolare la propria temperatura corporea, per cui il loro tasso di sviluppo, quindi la loro velocità alla quale passano da uno stadio allo stadio successivo, dipende strettamente dalla temperatura. Qua ho messo, riportato un esempio di una relazione temperatura-tasso di sviluppo nel caso dello Scaphoideo, dove vediamo la curva che mette in relazione temperatura-tasso di sviluppo dell'adulto e quella degli stadi giovanili. Tutti gli insetti, tutte le diverse specie, diversi stadi presentano curve differenti, dove abbiamo sempre la presenza di una temperatura minima, di una temperatura massima, al di sotto, al di sopra della quale l'insetto non si sviluppa, e una temperatura ottimale dove invece l'insetto se tenuto a queste temperature costanti si sviluppa più velocemente rispetto a se tenuto a temperature costanti diverse rispetto a quella ottimale. Non è detto che la temperatura minima e massima siano temperature letali per l'insetto, in quanto, come sappiamo, può anche entrare in fasi di quiescenza quando le condizioni non sono condizioni ottimali per il proprio sviluppo. Comunque, temperature inferiori e superiori non contribuiscono all'avanzamento, dello sviluppo dell'insetto. I modelli demografici invece simulano la distribuzione degli individui di una popolazione nei diversi stadi e come questa popolazione evolve nel tempo. Oltre a considerare il tasso di sviluppo come modelli fenologici, possono considerare anche altre variabili che regolano la fecondità e la mortalità dell'insetto.
Ad esempio, la fecondità può essere, dipende molto anche dall'età dell'insetto o dalla disponibilità di cibo, di risorse. Anche la mortalità, anche questa è una curva molto più difficile da ottenere, da stimare, in quanto dipende anche da sito a sito, ad esempio dalla presenza di zone rifugio. O dalla quantità di predatori parassitoidi che possono essere all'interno del vigneto. Quindi la differenza dei modelli fenologici e demografici rispetto ai classici modelli gradi giorno che penso tutti conosciamo, le quali si basano, diciamo, con il metodo tradizionale, sulla temperatura media della località e sulla temperatura minima dell'individuo, hanno il vantaggio di rappresentare la risposta non lineare e reale tra temperatura e tasso di sviluppo, mentre i gradi giorno rappresentano invece una risposta lineare dell'insetto alla temperatura, andando quindi a sovrastimare il contributo dello sviluppo a temperature che superano la temperatura ottimale. Inoltre, i gradi giorno dipendono anche. Cioè, variano il loro calcolo da sito a sito, in quanto c'è un adattamento specifico dell'insetto per ogni sito e inoltre avremo una temperatura media diversa per ogni sito considerato nel quale andiamo a calcolare i gradi giorno. Quindi, quali sono i vantaggi di questi modelli? Il fatto che rappresentino la reale relazione tra tasso di sviluppo e temperatura. Di conseguenza sono adattabili a diverse situazioni climatiche, quindi attraverso l'inserimento nel sistema, prelevando i dati input di temperatura oraria dalla stazione della cappionina meteo, avremo in risposta i modelli fenologici e demografici relativi al nostro sito. Quindi entriamo nello specifico nel modello fenologico di Scaffoideo. Qua ho messo il ciclo biologico, che come sappiamo lo Scaffoideo è monovoltino, quindi effettua una generazione l'anno, sverna come uovo, poi presenta cinque stadi preimmaginali e lo stadio d'adulto. Prima di sviluppare il modello, in genere viene fatta un'analisi del sistema, di quello che vogliamo andare a concettualizzare. Quindi, per fare questa analisi del sistema, riportiamo le variabili di stato che nel caso degli insetti si riferiscono ai diversi stadi fenologici. Il flusso indica il passaggio da uno stadio allo stadio successivo. Il tasso di sviluppo è quello di cui parlavamo prima, quindi la relazione tra la velocità con la quale lo stadio passa da quello presente a quello successivo e le variabili esterne. Quindi nel nostro caso avremo uova, neanidi di prima età, di seconda età, ninfa di terza età, di quarta età, di quinta età e gli adulti. Ogni singolo stadio presenta un tasso di sviluppo differente, quindi una risposta diversa a temperature diverse. Questo perché? Anche perché ci sono diversi stadi, si sono evoluti in periodi dell'anno differente, quindi le uova sono più adattate a temperature invernali, gli adulti sono più adattati a temperature estive e così via. Allora, questo è quando entriamo nel modulo insetti di Agrigenius, abbiamo in primis dei grafici di sintesi che sono i modelli fenologici. Nello specifico per Scaffoideo abbiamo quindi tutti i diversi stadi giovanili più lo stadio adulto. Questa barra da 0 a 100 ci indica quando gli individui singolarmente entrano all'interno dello stadio. Quando tutta la barra raggiunge il 100%, come in questo caso che siamo a fine stagione, vuol dire che tutti gli individui sono entrati all'interno dello stadio e sono passati allo stadio successivo. Cliccando sul modello fenologico avremo il modello demografico. Nel modello demografico, quindi giorno per giorno, ci viene fornita l'informazione su come è distribuita la popolazione tra i diversi stadi dell'insetto.
Quindi, ad esempio, se andiamo al 7 di giugno, l'80% saranno ninfe di terza età e il 20% circa le neanidi di seconda età. Ho preso dei dati dal bollettino fitosanitario della Toscana di Firenze del 2020, del 2022, in quanto questa è una run del modello legata a una stazione meteo di San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Firenze. E da monitoraggio del bollettino, le ninfe di terza età compaiono circa il 7-6 fino al rilevate fino al 28-6. Qua vediamo che il modello è leggermente in anticipo, però bisogna ricordare che i rilievi del bollettino sono fatti su base provinciale, mentre il modello viene calcolato esattamente nel sito in cui io ho posta la mia stazione meteo. E invece questa è la barra che indica la presenza, la prima comparsa degli adulti. Qua ho messo dei modelli demografici di Scafoideo di diverse località solo per far vedere che a Teglio, che dove sono a latitudini maggiori rispetto a Firenze e Barcellona, ho delle curve più dilatate, in quanto essendoci temperature inferiori, l'insetto impiega più tempo a passare da uno stadio allo stadio successivo. Quindi se clicco nella sezione del modulo insetti, che è questo coleotterino, vediamo in primis il modello fenologico della vite, che come diceva anche il mio collega, è importante legare le fasi fenologiche al pest, come ad esempio anche nel caso degli insetti, soprattutto quando ho insetti con diapausa obbligatoria e in questo caso, avendo generazioni discrete, è molto più facile che vi sia un legame tra una fase fenologica e una generazione dell'insetto. Quindi, in questo caso vi ho evidenziato, quindi cliccando sul modello fenologico Scafoideo, compare il modello demografico, ho evidenziato le fasi più importanti. L'inizio della schiusura delle uova, l'inizio dello stadio giovanile di ninfa di terza età, che è il momento, diciamo, più importante in quanto in genere è in questo periodo che viene indicato, viene suggerito il primo intervento nei confronti di Scafoideo, in quanto quando una neanide, anche se di prima età, assume la flavescenza dorata, è necessario comunque un periodo di incubazione di 2-3 settimane per poter riuscire il vettore a trasmettere la flavescenza. Quindi diventa il primo stadio più pericoloso per la trasmissione. E poi ho indicato anche l'inizio della presenza degli adulti in quanto questo ci serve per il posizionamento delle trappole cromotropiche. Quindi, se clicchiamo sulla sezione Tignoletta, avremo il modello demografico della Tignoletta e così via, fino anche al piano Focco. Il fatto di avere modelli fenologici e demografici di più insetti ci consente di avere molto più consapevolezza di quello che sta succedendo nel nostro vigneto e di poter avere anche una previsione delle diverse fasi fenologiche e anche ci può servire per, ad esempio, andare ad usare dei prodotti che possono avere anche un'azione multi-target su diversi insetti. Ad esempio, se il primo intervento di Scafoideo viene suggerito circa all'inizio della presenza delle ninfe di terza età, in genere questo momento può in alcuni siti coincidere con l'inizio della seconda generazione di Tignoletta. E quindi possiamo andare a giocare in quei giorni per impostare il nostro trattamento al fine di colpire più insetti.
Quindi, anche come ripeteva il mio collega, abbiamo la lista dei prodotti. Nel caso dello Scaffedeo, lo Scaffedeo fa riferimento alla sezione Cicaline, e vediamo ad esempio che qua ci sono dei prodotti in comune Cicaline Tignoletta. Il sistema presenta anche un sistema di allarmi, quindi se attivata la possibilità di inviarvi degli allarmi, ci avvisa quando, ad esempio, abbiamo raggiunto il terzo stadio preimmaginale o quando stiamo raggiungendo lo stadio d'adulto. Abbiamo anche la mappina, che è questo simbolo indicatore alla freccetta, e cliccando sulla mappa, i diversi colori ci indicheranno quando compaiono le neani di prima età, le ninfe di terza età nei diversi colori, e gli stadi intermedi vengono invece indicati in grigio. Stiamo effettuando ulteriori studi per poter costruire un modello che ci dà la possibilità di prevedere quale può essere la probabilità di avere delle piante infette da flavescenza a fine stagione. Quindi queste sono alcune caratteristiche che vengono considerate per lo sviluppo di questo modello. Ve lo spiego molto velocemente, anche perché è comunque un prototipo. Partendo dalla dinamica di popolazione dello Scaffoideo, si va a selezionare quella parte di popolazione che riesce a acquisire il vettore, perché non è detto che tutta la popolazione riesca ad acquisirlo, e questa popolazione viene divisa in maschi e femmine, in quanto presentano due tasti di acquisizione e di trasmissione diversi. Di quella parte di popolazione del vettore che riesce ad acquisirlo, andiamo a considerare solo la parte che riesce anche a trasmetterlo, in quanto, come dicevamo prima, vi è un periodo di incubazione che è più lungo nel caso dei stadi giovanili ed è più corto nel caso dello stadio adulto. Quindi consideriamo la trasmissione e come finisce la dinamica di popolazione della pianta, per avere quindi come output finale la probabilità di avere piante infette. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Marta, passiamo ora all'ultima relazione, quindi chiedo a Carlotta di attivare la propria webcam. Eccoci, ringrazio. Perfetto, vai pure. Bene, ringrazio Fabio e Marta per averci spiegato appunto nel dettaglio cosa c'è dietro effettivamente i modelli di AgriGenius. Io invece vorrei farvi un po' una panoramica di come si struttura l'offerta di AgriGenius. Allora, al fine di come dire, creare quella che è la situazione più adatta e più, se vogliamo, tailor-made a tutte quelle che possono essere le diverse realtà aziendali, diciamo che AgriGenius viene declinata in tre versioni. Abbiamo visto nel dettaglio AgriGenius Pro, quindi tutti i modelli che sono alla base di questo strumento e di quanto il suo punto di forza sia sul fatto che viene sempre collegata a una stazione meteo, la stazione meteo che va a prendere dati reali del campo e del sito in cui è collocata, che vanno ad alimentare questi modelli. AgriGenius però si trova anche in una versione decisamente più tascabile, più portatile, che è AgriGenius Go. AgriGenius Go può essere consultato da mobile, quindi direttamente allo smartphone o dal tablet, e in questo caso AgriGenius Go può funzionare sia collegandolo a una stazione meteo presente oppure che può essere, diciamo, installata successivamente, oppure può funzionare anche su quelli che sono dei dati meteo virtuali. In questo caso in AgriGenius Go, adesso ve lo mostrerò, gli indici sono più sintetici, quindi i modelli sono sempre gli stessi, però il dettaglio, diciamo, è definito in modo sicuramente più immediato, più intuitivo. Abbiamo poi AgriGenius Tech, che è la versione di AgriGenius che permette di avere una visibilità da amministratore su quelli che possono essere i nostri diversi account AgriGenius, sia Pro che Go. Vi mostrerò adesso alcune schermate di AgriGenius Go in modo da mostrarvi effettivamente come appaiono. In AgriGenius Go vediamo appunto una versione che può essere da smartphone. Abbiamo
una schermata meteo che compare, che quindi ci permette di analizzare quella che è la situazione attuale, la situazione delle ultime 72 ore, l'andamento stagionale e le previsioni meteorologiche. Per quanto riguarda la fenologia, anche in questo caso vediamo come lo stadio fenologico in cui la pianta di vite si trova venga espresso tramite un sistema di quadrati suddivisi per colori. Lo vedremo anche successivamente, i colori vengono utilizzati anche nei modelli delle malattie perché sono molto intuitivi e riescono a dare un rimando immediato rispetto a quello che vuole essere la definizione dell'output. Quindi vediamo, per dire, l'emissione fogliare suddivisa in diversi stadi di verde. La linea rossa va ad identificare il livello di temperatura, mentre le colonne blu vanno ad identificare il livello di piovosità accumulata giornalmente espressa in millimetri. Anche nei modelli malattie, esatto come vi dicevo, le principali patologie fungine della vite, quindi peronospora, oidio, marciumenero e botrite, sono suddivisi in quattro livelli di rischio, suddivisi a loro volta in quattro colori, quindi molto diciamo facilmente il verde identifica un livello di rischio basso, il giallo un livello medio basso, medio alto corrisponde all'arancione e l'alto corrisponde al rosso. Quindi vediamo che in un'unica schermata di cellulare possiamo avere immediatamente questo riscontro suddiviso giorno per giorno. I modelli insetti, come ci ha appunto appena spiegato Marta, compaiono esemplificati in questo modo. Abbiamo sempre una leggenda che ci permette di capire in quale percentuale andiamo a ricadere per ogni stadio fenologico, scusate, per ogni stadio evolutivo dell'insetto. Questo è un esempio di come appare il database dei prodotti di difesa. La cosa interessante sta nel fatto che è possibile consultare l'etichetta del prodotto utilizzato e portandolo sempre con sé, quindi senza essere necessariamente a casa dal proprio PC, però ovunque uno si trovi basta che abbia con sé il proprio smartphone e il proprio tablet e può esaminare appunto queste informazioni. Le simulazioni di protezione invece appare in questo modo, quindi una volta che è stato fatto e inserito un trattamento, vediamo come viene indicato il tipo di prodotto utilizzato e di come la sua persistenza va a calare nel corso del tempo durante il passare dei giorni. Agrigenius Tech invece, come vi dicevo, dà questa visibilità ad amministratore su diversi account. In questo caso sono entrambi degli account Go che quindi possono essere gestiti dalla stessa schermata. Chi ha la visibilità da amministratore può sicuramente avere visibilità, ma può anche modificare quelli che sono i vari dettagli degli account Agrigenius collegati. Qual è l'obiettivo di avere un Agrigenius Tech? Lo scopo fondamentalmente è quello, in questo caso, di vedere il dettaglio laddove uno ponta, appunto voglia avere informazioni più specifiche e puntuali sui diversi account collegati e può essere utile nel caso in cui, ad esempio, come vi mostro in questo slide, ci si stia riferendo ad un ufficio tecnico che ha diversi clienti, diciamo, con delle consulenze attive. Tutti questi clienti possono avere dei diversi account Agrigenius, che siano pro o che siano go, e tutti questi possono essere visibili dall'account amministratore. Stessa situazione nel caso di una cantina sociale, in cui l'unità centrale è sempre la Agrigenius Tech con i diversi account collegati. Vediamo invece il caso di un'azienda vitivinicola. Nel caso in cui questa azienda abbia diversi colpi, quindi abbia una superficie in termini di ettaraggio importante, è possibile avere visibilità su quelle che sono le porzioni delocalizzate, quindi i vigneti più delocalizzati dall'unità centrale, o collegando un Agrigenius Go, e in questo caso potrà scegliere se collegare appunto la capannina o meno, oppure collegando un'estensione. L'estensione è un modo proprio per andare a cogliere e avere una fotografia su quello che è il nostro appezzamento più delocalizzato dall'unità centrale. Ogni estensione funzionerà collegata ad una capannina, quindi fondamentalmente la capannina collegata all'Agrigenius Vite Pro sarà l'unità centrale e le diverse capannine faranno riferimento a questo Agrigenius Vite Pro. Di che capannina stiamo parlando? Da quest'anno è possibile appunto avere un pacchetto che permette di avere insieme al nostro account Agrigenius, che sia pro o che sia co, una capannina che è la migliore soluzione per quello che è il nostro account in questione. Questa capannina verrà presentata e quindi arriverà di default con diversi sensori, che sono in questo caso avremo un pluviometro, un sensore di temperatura e di umidità relativa, oltre a un sensore di bagnatura fogliare.
viene sempre consegnata con una SIM, una batteria, un pannello solare e opzionalmente diciamo, è possibile anche aggiungere le sonde nel suolo, quindi che vanno a stimare la dotazione idrica di quel sito specifico, un anemometro o un piranometro, che vanno a misurare nel primo caso la velocità e la pressione del vento, mentre nel secondo caso il livello di radiazione globale. Questo è un po' per darvi una panoramica, diciamo, di come viene strutturata l'offerta Green Genius, ma ciò che è importante ricordare è che quelli che abbiamo visto sono degli esempi, ma è possibile strutturare l'offerta ovviamente sempre in base a quelle che sono le esigenze dei singoli, delle singole realtà, dei singoli clienti. Lascio quindi la parola a voi, a Francesco. Perfetto, grazie mille Carlotta. Allora direi a tutti quanti i relatori di riaccendere le proprie webcam. Io tengo l'ultima slide, quindi quella che hai mostrato tu, così almeno che una volta che si mostra lo schermo in realtà è difficile poi riuscire a vedersi, quindi almeno adesso tu dovresti essere in grado di vedere tutti noi. Dai, perfetto. Allora, partiamo con la sessione domande e risposte. Siamo stati veramente nei tempi, quindi grande Carlotta, abbiamo chiuso alle 6 spaccate, quindi dopo un'ora. Adesso chi vuole fermarsi per fare delle domande o per quantomeno sentire e partecipare attivamente alla parte domande e risposte può farlo. Ricordo a tutti che da cellulare avete un pulsante a forma di punto di domanda, ci cliccate sopra e ci scrivete, altrimenti da computer... freccettina destra sul vostro schermo, freccettina rossa o arancione sul vostro schermo, ci cliccate sopra, si apre il pannello di controllo, sezione chat e domande, scriveteli dentro. Sono già arrivate un paio di domande, qualcuno mi faceva una domanda sui costi, quindi magari lascio rispondergli a voi. Carlotta, vediamo un attimo se cerco intanto di recuperarli, cerco di recuperare un po' le domande. Allora rispondo io, se vuoi, intanto riguardo a questa domanda. Come dicevo, questa offerta può essere veramente strutturata molto tailor-made riguardo a quella che è il nostro cliente finale. Quindi invito, diciamo, a scrivermi. Ho lasciato il mio contatto personale nel caso in cui appunto ci sia una richiesta particolare, di farmi presente un po' le condizioni e vediamo come strutturare l'incontro. Generalmente ci incontriamo in modo da capire esattamente di che cosa il nostro cliente abbia bisogno, in modo da creargli l'offerta più adatta, ecco. Perfetto, grazie. Ascolta, in caso di regime biologico, c'è un filtro per i prodotti ammessi in vigneto? Sì, posso rispondere io, puoi rispondere anche Fabio riguardo a questo, come vuoi. Sì, allora quando si costruisce il vigneto virtuale, si decide anche che modalità di agricoltura hai in campo, quindi integrata, convenzionale o biologica. Se io scelgo biologico, il database prodotti filtra in automatico e mi fa vedere tutti quelli ammessi in biologico. Ottimo, grazie mille. Qua mi stanno scrivendo domande anche sul cellulare, ma vabbè. Il quaderno di campagna è valido per un controllo da parte di un ente tipo ASL? Se vuoi rispondo sempre io, sì, forse l'avevo accennato, ma è valido per tutti gli enti di controllo, ASL, Carabinieri Forestali, è un quaderno ufficiale a tutti gli effetti. Perfetto. Faccio una domanda di Fabio, che è un consulente. Sono un tecnico, ci chiede, sono un tecnico, posso accedere con AgriGenius Go ai diversi account dei miei clienti quando vado in campagna e averli sul cellulare la situazione aggiornata? Allora, come AgriGenius Go, no, nel senso l'AgriGenius Go ha visibilità solo sulle unità produttive collegate all'account AgriGenius Go. Lì subentrava la questione appunto del tech, della visibilità da amministratore nel momento in cui uno abbia diversi clienti che hanno dei loro account AgriGenius, come amministratore, quindi con AgriGenius Tech può avere questo genere di visibilità. Perfetto. Lorenzo ci chiede, volevo sapere se è possibile impostare una sorta di allarme, per esempio in base alle temperature registrate durante la notte. Può essere utile un allarme che avvisa l'imminenza di una gelata? Sì, assolutamente sì. C'è anche la pagina degli allarmi, non l'ho trattata per non tediare troppo, ma via mail, SMS, qualsiasi tipo di allarme può essere predisposto e quindi generato dal sistema. Mancanza di copertura, gelata imminente, piuttosto che una peronospora in arrivo, insomma tutto, un insetto, adesso vedo Marta, per qualsiasi tipo di
modello è previsto un alert. Ok, perfetto. Allora, Davide ci fa una domanda a Trina. Quindi la prima è, le gestisco separatamente, come viene calcolata tecnicamente la persistenza dei prodotti? Allora, la persistenza dei prodotti si basa su delle prove che sono state fatte ovviamente in modo sperimentale in università, con delle simulazioni con diverse tipologie di pioggia, con diverse tipologie di temperatura, con diverse tipologie di crescita del vegetale. Non peraltro questo sistema sa anche in che fase siamo e quanto sta crescendo il germoglio, quindi sa quanto è scoperto, sa che temperatura c'è e che umidità, che pioggia e quella pioggia con che cadenza è arrivata, con che tempistica, con che intensità. Con tutti questi parametri ci sono degli algoritmi e per ogni prodotto che è stato testato ovviamente uno ad uno, io posso generare diverse curve di persistenza. Perfetto. Le fasi fenologiche fanno riferimento alla scala BBCH? Sì, anche, cioè sì, ovviamente. Però per semplicità voi trovate prima foglia, seconda foglia, cioè è semplificato per l'utente, l'agricoltore medio, ma non per il professore universitario, ovviamente, però si basa sulla BBCH. Ottimo. Oltre alle etichette, vengono messe a disposizione anche le schede di sicurezza? Rispondi tu, Fabio? O... Allora, sono no, le schede di sicurezza no, per motivi anche di spazio, di tempistica, eccetera, no, ci sono solo le schede, quelle ufficiali, con il dosaggio, i tempi di carenza, no, le schede di sicurezza non ci sono. Perfetto. Faccio la domanda di Patrick, che tanto ti saluto. Ciao Patrick, come va? Ci chiede se si possono usare questo programma anche con altre capannine o ci servono delle capannine apposta. Sì, ci sono oltre 50 modelli compatibili, quindi che si possono interfacciare con molta semplicità. Parlando con i tecnici, anche altri in realtà, abbiamo messo 50 modelli perché sono poi i principali venduti, quindi quasi tutti si possono interfacciare. L'importante è che abbiano una connessione internet, quindi che possano spedire un dato al server. Se è una capannina senza modem, senza SIM, senza neanche il wifi, non è vicino a un punto di accesso, un waypoint, no. Se può comunicare con internet, tendenzialmente tutte possono essere interfacciate. Sto leggendo questa domanda di Attilio che è un po' lunghetta. Allora, questo è più un commento, magari aspetta. Vabbè, la formulo così, Attilio, te la stravolgo un attimo. Ci chiede Attilio, su AgriGenius Pro si possono inserire dati annuali di monitoraggio degli insetti, numero di piante sintomatiche per flavescenza, per ogni vigneto, numero di piante che hanno recuperato nell'anno in corso e dagli anni precedenti. Riesci magari a spiegarlo un attimo meglio tu, Marta, questa parte? Non c'è la sezione monitoraggio per Scappideo, c'è per Tignoletta. Ok. Però si può sicuramente, cioè sicuramente si potrà valutare di introdurla. Ok. Renzo, immagino che tu chieda questo, se vengono calcolate anche l'influenza della bagnatura fogliare, dell'irradiazione fogliare sulla persistenza dei pesticidi, dei presidi sanitari. Sì, assolutamente, viene tutto calcolato. Sì, Attilio ti dice Marta che sarebbe bello inserirlo, che sono dati molto interessanti. Allora, vediamo un attimo, altre domande perché ce ne sono alcune che ancora erano sui costi, quindi quello ve lo lascio poi gestire a voi direttamente. Le capannine meteo, la capannina meteo dove la devo posizionare? Può rimanere fuori tutto l'anno anche? Sì, sul dove posizionarla, cioè nel senso, lascio poi la parola a Fabio, nel senso qua sicuramente spesso è un,
una scelta del tecnico, generalmente, che va a scegliere qual è la posizione più adatta rispetto a quello che è il vigneto. Comunque viene anche fornito da dove appunto venga richiesta dell'assistenza da questo punto di vista, può essere chiaramente richiesta e possiamo mandare dei tecnici che vadano a consigliare in base all'esperienza accumulata nel corso degli anni dove può essere più utile posizionarla. Se Fabio vuoi aggiungere qualcosa riguardo. Allora, per semplificare, sicuramente fuori tutto l'anno perché i modelli devono avere anche il periodo invernale, diciamo, per la maturazione delle oospore, quindi più dati prendono e meglio è il raccolto. Quindi sempre fuori, lontano dai pericoli, quindi non proprio a ridosso della carrae dove col trattore la centro in una manovra, non all'ombra di una pianta, non vicino a grandi masse d'acqua, in prossimità del vigneto, quindi che non venga urtata, punto e basta. Queste sono le principali. Poi con i nostri tecnici vengono magari consigliati al meglio sul posizionamento. Perfetto, allora direi di chiudere con le ultime due domande. Ti faccio subito quella di Michele che è appena arrivata, mi sembra che abbiate già risposto, ma in caso ripetita Juvent, ci chiede, in azienda sono già presenti stazioni meteo, è possibile riutilizzarle oppure sono specifiche? Sì, il 99% dei casi sì. Perfetto. Allora, direi di chiudere con questa domanda, poi ho finito quasi nei tempi, quindi direi ottimo. Ci chiedono se sono necessarie delle sonde o strumenti accessori per avere il modello dell'irrigazione su capannello. No, sono degli optional, si possono mettere per avere un dato più accurato, che in realtà poi non è così perché questi sensori bisogna vedere anche dove vengono posizionati, a che profondità, se lì ci sono veramente le radici, se ci sono delle crepe, non li ho posizionati bene, ci passa dell'aria, quindi leggono un dato fasullo. È sicuramente meglio affidarsi alla campanina base, che costa anche meno sicuramente, tra l'altro, ma al di là di quello, i modelli che utilizza, che si basano su dati climatici, sono più che sufficienti.